parte che devo trovare. Amici del Corriere, salve a tutti, siamo qui nel tempio della MotoGP a giocare a rugby. Perché? Perché fra le tante passioni degli uomini che lavorano attorno a queste splendide motociclette c'è anche la palla ovale. È bene che ci sia, giusto? Qui abbiamo due ragazzi, uno lavora per il team Pertamina Enduro VR46, gommista e esperto di benzina di Bezzecchi. L'altro invece lavora nel team ufficiale Aprilia e si occupa di analisi dati. Per tutti e due i piloti? No, solo Aleix Spargaró. Quindi per il capitano. Allora, come nasce la vostra passione per il rugby innanzitutto? Ah, da ragazzino, quando mi sono trovato a scegliere uno sport che mi potesse dare qualcosa per la squadra. Anche io a scuola ce l'hanno fatto provare ed è stato subito amore per questo sport e ancora continuo. Giocano in due squadre romagnole, Forlì e Rimini, quindi gran bel derby. E qui invece quali emozioni avete provato? Qui c'è una competizione incredibile, che è quella cosa che mi piace di più. E il forte senso di squadra che accomuna entrambi gli sport. Chi vince fra voi questo fine settimana? Io. Noi. Lui. In questo momento la Ducati appare leggermente favorita, ma Aprilia con Aleix e anche Mav potrebbe regalarci qualche splendida sorpresa. Quindi l'invito qual è? Giocare a rugby o venire a vedere la MotoGP? Domenica, questa domenica la MotoGP e poi da settembre il rugby. Esatto, adesso che il campionato è fermo sicuramente la MotoGP, dopo rugby. E ci troveremo tutti nel fantastico rettangolo verde. Un saluto qui da Misano, domenica grande gara, sognando poi di ritrovarci d'inverno nel fango. Ciao.